Uomini e donne oggi, Giorgio contro Gemma, sei finta. Oggi Uomini e donne, Giorgio attacca Gemma, la reazione della Galgani. Torna in onda il trono over di Uomini e donne con una nuova e scoppiettante puntata. Tanti colpi di scena in studio e discussioni inaspettate tra dame e cavalieri. Tina entra con la mummia vestita da infermiera a causa della nuova conoscenza di Gemma, ovvero Guido il medico. Successivamente, viene fatta entrare la diretta interessata che, nel corso della settimana, ha deciso di uscire con tutti e due i suoi corteggiatori. Si manda all'esterna con l'ultimo arrivato. I due sembrano molto in imbarazzo e super emozionati e la Cipollari non riesce a fare a meno di interrompere il video per commentare il tono di voce utilizzato dalla dama di Torino. A quel punto, intervengono tutti gli uomini del parterre maschile che hanno avuto una relazione con la Galgani. Secondo Giorgio Manetti, la sua ex è finta. Di fronte alle parole del cavaliere, la donna non può che rispondere. I due si attaccano con un botta e risposta senza fine, per poi far entrare in studio Guido e Riccardo. Quest'ultimo racconta che, dopo la prima esterna, non ci sono stati più baci e allo stesso tempo non apprezza la sua seconda frequentazione poiché, se lo avesse fatto lui, lei si sarebbe arrabbiata. A questo punto interviene Marco Firpo che informa il cavaliere di come Gemma sia solo interessata a sedurre gli uomini e a metterli in disparte non appena ne arriva uno nuovo. Dopo un breve diverbio, si passa a Vincenzo e Anna Maria. Trono over, uomini e donne, Vincenzo e Anna Maria si salutano. Vincenzo e Anna Maria hanno provato a conoscersi, ma tra loro non ha affatto funzionato. I due non vanno d'accordo e la dama oggi dà ragione a Tina e a tutto quello che in passato ha detto sul cavaliere. I due litigano e si accusano a vicenda per alcuni piccoli dettagli. Alla fine si salutano e si risiedono nei rispettivi parterre. Inutile dire che Tina dà ragione alla signora e torna ad attaccare il cavaliere.